Allora, come avete visto, facciamo di tutto per movimentare la sessione e tenervi sempre allegri e freschi. No, ma il freddo fa bene alla pelle, noi lo facciamo per voi. Adesso abbiamo Vincenzo Maltese dell'Università di Trento che parla di un argomento che a me, devo dire, mi ha sempre affascinato, cioè catalogare esperti per competenze, il progetto Digital University. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Sono molto contento di essere qui oggi. Io sono di formazione un informatico, però nell'ambito del mio dottorato ho collaborato tantissimo, ho toccato tantissimo i temi biblioteconomici e in particolare ho collaborato tantissimo con un gruppo di ricerca dell'India Statistical Institute che segue appunto tutto l'aspetto delle classificazioni a faccette. Non so quanti di voi conoscono l'argomento, in particolare tutta la scuola Ranganathan e quant'altro. Io ho passato anche 2 mesi nello studio a fianco a quello che era di Ranganathan, ho gironzolato per la biblioteca dell'India Statistical Institute e quindi diciamo, ho cercato di ibridare gli approcci che ho studiato sulla intelligenza artificiale, rappresentazione della conoscenza, web semantica, ontologie, con l'approccio, diciamo, bibliotecario. E, ho collaborato tantissimo anche con persone anche nell'ambito ISCO e in particolare tutto questo progetto Digital University nasce da un'idea. Nel 2014 ho presentato a ISCO UK un articolo che si intitolava From Knowledge Organization to Knowledge Representation, dove mostrava che appunto tutto quello che si fa nel web semantico, modellazione di identità, è praticamente molto simile a quello che si fa nell'organizzazione della conoscenza per indicizzare i volumi, dove quello può essere visto un caso particolare di un campo più ampio che è appunto la rappresentazione della conoscenza. Lì abbiamo incontrato una delegazione di Harvard e nacque l'idea di fare un progetto negli Stati Uniti. Per appunto indicizzare gli esperti. Qual era l'idea di base? Dice, noi abbiamo uno scenario in cui tendenzialmente arrivano delle delegazioni dall'estero, quindi immaginate per esempio una delegazione che arriva da Pechino e dico, chi gli faccio incontrare? Quali sono le persone che faccio incontrare? Quindi voglio sapere chi ha fatto progetti con la Cina o comunque con persone a Pechino. Chi ha scritto articoli su Pechino e chi è esperto magari di tematiche che interessano queste persone che stanno arrivando con questa delegazione in tempo reale, lo voglio sapere in 5 minuti. Allora, da questo scenario è nato un prototipo e da lì un'idea che poi abbiamo sviluppato più approfonditamente all'Università di Trento, che è appunto il progetto Digital University. Cos'è Digital University? Quindi è una non una biblioteca digitale nel senso classico del termine, ma un'università digitale, Digital University. Quindi quello che abbiamo fatto è prendere dati da tutte le banche dati che erano disponibili all'università, quindi abbiamo preso la banca dati delle pubblicazioni, la banca dati delle tesi, l'archivio dei progetti di ricerca, tutte le informazioni anagrafiche dei docenti, le abbiamo integrate in un unico sistema. E quindi abbiamo indicizzato tutti questi contenuti ed in particolare, oltre a queste informazioni già esistenti, abbiamo anche ragionato su quelle che potevano essere le competenze di queste persone. In parte si potevano inferire da tutti questi oggetti, dimenticavo anche la didattica, quindi insomma tutta una serie di archivi, in particolare 6 archivi a cui abbiamo aggiunto poi delle informazioni. E in particolare ci mancava l'informazione sull'expertise di questi docenti. Quindi la presentazione di oggi focalizza proprio su questo aspetto che è integrato all'interno di un portale, che è appunto il portale Digital University, a cui è possibile accedere pubblicamente e prendere visione di queste informazioni. Non va avanti, non so se ho sbagliato. Forse sei uscito fuori. Ecco qua. Siamo partiti da analizzare un po' i sistemi esistenti
nell'ambito dell'università portali web in cui i docenti e i ricercatori fossero in qualche modo ricercabili attraverso una qualche nozione di expertise, di skill, di competenza. Abbiamo trovato siti come quello della Berkeley University dove troviamo appunto accanto agli esperti le loro competenze. Cliccando sulla singola competenza io trovo tutte le persone che per esempio sono esperti in robotica, machine learning e così via. Abbiamo trovato una carrellata di sistemi che vanno dal semplice tagging, dove appunto ognuno poteva mettere le proprie competenze in maniera del tutto libera, a dei piccoli vocabolari controllati di 20, 40, 50 etichette. Qualcuno utilizzava degli standard, però tendenzialmente non c'era un sistema controllato che consentisse di indicizzare e quindi ricercare esperti. Ci sono poi dei rari casi di sistemi completamente automatici, per esempio il sito del John Hopkins University utilizza il sistema Elsevier Pure, all'interno del quale c'è un motore che si chiama Fingerprint, che consente attraverso l'analisi delle pubblicazioni di inferire quelle che possono essere le competenze dei singoli ricercatori. Un sistema di questo tipo consente in maniera del tutto automatica di costruire un profilo e, come vedete, a seconda della rilevanza trovate un cerchio pieno oppure dei cerchi progressivamente più piccoli a indicare appunto quanta della produzione di questa persona si riferisce a un determinato tema. Noi riteniamo che un sistema come questo abbia almeno un paio di difetti. Il primo è che tendenzialmente non riflette del tutto le competenze dei singoli, perché tendenzialmente magari se uno ancora ha pubblicato poco oppure ha pubblicato un paio di articoli oppure si ritiene esperto di una determinata tematica ma non è rappresentata dalla propria produzione scientifica, magari insegna quegli argomenti, non viene fuori dall'analisi di questi contenuti. Il secondo è che abbiamo verificato con le persone del nostro Ateneo che non sempre si accetta la profilazione che viene data in automatico. Per cui abbiamo creato un sistema che consente a ciascuno di assegnarsi le proprie competenze a partire da un vocabolario controllato. Io sono sempre, c'è qualcosa che... Questo, e penso basta mandarlo. L'avevo fatto. Così. Ecco, questa è l'interfaccia della Digital University, un portale in cui trovate tutta una serie di informazioni. Come vedete dai vari tab, è possibile consultare l'elenco delle pubblicazioni, delle tesi, dei progetti, l'offerta didattica di ciascun docente. Questo è possibile proprio incrociando i dati dei diversi archivi. Ma trovate anche quei quadratini lì in alto, expertise, dove sostanzialmente vengono indicate le competenze di ogni singolo docente. Cliccando sulla singola voce, per esempio su Open Science, si torna all'interfaccia di ricerca dove restituisce l'elenco di tutte le persone in Ateneo che sono esperti della tematica, si sono dichiarati esperti della tematica Open Science. Come vedete dallo specchietto alla vostra destra, il tutto si basa su un sistema che è costituito da 14 vocabolari controllati, complessivamente sono circa 3.400 concetti, ognuno dei quali ha un'etichetta in italiano, un'etichetta in inglese, organizzati appunto all'interno di queste classificazioni, e 1.826 persone hanno selezionato almeno una competenza da questo vocabolario e complessivamente sono stati selezionati 18.000 termini, quindi ogni persona mediamente ha scelto 10 competenze con le quali indicizzarsi. Come vedete dai risultati, 2.773 risultati, significa che sostanzialmente dei 3.429 concetti, 2.773 sono quelli scelti almeno una volta.
Quindi attraverso questa interfaccia è possibile ricercare gli esperti del nostro Ateneo, e tant'è vero che recentemente, non so chi per quanti di voi l'hanno ricevuta, però è girata tra l'Università Italiana una richiesta della CRUI, promossa dall'Associazione Consumatori all'inizio dell'anno scorso, e diceva mi segnalate per favore esperti in consumatori e scelte consapevoli dei consumatori, perché vorremmo lanciare un progetto e quindi siamo alla ricerca di esperti in Italia di questo settore. Io ho consultato il sistema che abbiamo sviluppato, ho mandato un elenco indicando anche le competenze più specifiche e i dipartimenti d'appartenenza, siamo stati selezionati con l'Università Italiana, un ricercatore di economia esperto appunto in comportamento dei consumatori, e, per questo progetto organizzato dalla CRUI. Questo per far capire un po' le potenzialità di un sistema come questo. Questo è dietro le quinte, quindi i nostri esperti vedono questo sistema con un vocabolario per ogni dipartimento, quindi quelle che vedete all'estrema sinistra sono le icone dei singoli dipartimenti, ci sono le classificazioni e sulla destra, o stradestra, trovate l'elenco delle competenze del mio profilo, in questo caso, all'interno dell'università, dove ogni etichetta è accompagnata con l'acronimo del dipartimento, perché fa capire un po' la rilevanza di quale vocabolario si trova. Sono acronimi che sono ben noti all'interno dell'Ateneo, chiunque è affiliato in Ateneo conosce. È possibile visionare sia nella visione ad albero che in ordine alfabetico, in italiano o in inglese, e è possibile anche lanciare delle ricerche. In questo caso, se comincio a digitare art, mi trova tutte le parole che hanno all'interno la sottostringa art con il dipartimento corrispondente alla dove l'etichetta, il concetto è presente. Quindi per esempio trovate performing arts oppure intelligenza artificiale, artificial intelligence, perché all'interno trova art. È un sistema molto semplice, però ha superato un test di usabilità ed è stato utilizzato, è tuttora utilizzato all'interno dell'Ateneo. E, ecco, per chi volesse saperne di più mi può contattare e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.